governo delle azioni umane, degli uomini e delle cose, presuppone la possibilità di poter distinguere un possibile prima e una realizzazione dopo. No? Cioè, quindi non ci sarebbero controllo, piani, progetti, governo se non ci fosse questa. E l'altra parte, l'essenza e l'esistenza, cioè, è uguale, non ci sarebbe nata la potenza della scienza occidentale se noi come gli animali ci occupassimo soltanto dell'immediatamente esistente. No, noi invece ci poniamo questo problema, che cos'è questa cosa? Qui distinguiamo naturalmente la distinzione operativa, artificiale, il possibile reale, l'essenza di sé. E senza quella la scienza occidentale non avrebbe acquisito questo enorme potere, no? Quindi è proprio questa macchina che dobbiamo un po' interrogare, no? Ma anche perché mi sembra che oggi siamo giunti a un punto in cui questa macchina non funziona tanto, non mi sembra che sia questa macchina sia in crisi, no? E perché? Perché vediamo sempre più spesso che quello che sta avvenendo, per così dire, è che questa macchina che doveva governare il reale, conoscere il reale, si sta trasformando in una macchina che tende piuttosto a distruggere il reale e volendolo governare piuttosto che conoscerlo, sta appunto abdicando la funzione di conoscenza in nome di una funzione di governo. Mi sembra appunto che quello che vediamo è che questa macchina sta finendo per distruggere la realtà che voleva conoscere e governare. E che il concetto di realizzazione si sia proprio di fatto sostituito a quella di realtà. E appunto e mi sembra che questa macchina, quando dicevo prima questo ricorso dei poteri a queste categorie così estreme, sembrerebbe appunto che il potere teme di avere di fronte qualcosa di ingovernabile e per questo, per poterlo governare, è disposto a questa cosa così estrema come stabilire un terrore sanitario per poterlo